C'è chi ieri sera all'Aquila, ma anche questa mattina presto, ha optato già per il giubbetto invernale. Qualcuno ha acceso riscaldamenti e stufe. Fatto sta che girare in centro storico ieri sera era un'impresa. Le temperature sono scese di botto. Ieri è arrivata pure la prima timida neve sulle cime del Gran Sasso. Ha fatto il giro del web la foto del rifugio Franchetti a quota 2.433 metri, che ieri, ad esempio, attorno alle 16 del pomeriggio aveva fatto registrare la temperatura di meno 0,9 gradi. Anche Campo Imperatore ha visto il primo bianco, dove la temperatura a quota 2.132 metri è stata a tratti di 0,5 gradi, poi scesa nella notte. Ma anche in basso, in città, i cittadini non se la sono vista bene, anche nelle aree interne, nei piccoli paesi attorno all'Aquila c'è chi ha ritirato fuori coperte più pesanti e giacconi. Di certo a settembre è abbastanza anomalo, ma il clima è abituato ultimamente a fatti strani. Bello anche lo spettacolo della Maliella imbiancata, anche qui è arrivata la prima neve. La bella giornata di sole di oggi, però, ma anche la curiosità per la prima nevicata, hanno spinto molti turisti a recarsi in quota per passare una bella giornata in montagna. Siamo a Campo Imperatore. Il brusco calo della temperatura ha permesso questa mattina di vedere questo spettacolo. Quindi una leggera nevicata che ha dai 2000 metri in su, con una temperatura attuale di 1 grado. Questa notte ha raggiunto i meno 2. C'è un discreto afflusso di turisti, forse spinti anche dalla curiosità della prima nevicata. Diciamo che fa un certo freddo, abituati al caldo di quest'estate, intenso, breve ma intenso. Cominciamo a tornare sulle temperature consone al Gran Sasso.